Buonasera a tutti, andiamo subito nel vivo di questa presentazione. Questo titolo che ho voluto scegliere, ma lo anticipo subito, non presenterò nessuna ricetta, nessun ingrediente magico, ma semplicemente quello che io ho imparato in 20 anni di lavoro nel turismo e di 10 anni ormai di lavoro nella promozione turistica con le destinazioni. Vediamo un po' quali potrebbero essere questi 10 modi per aumentare l'appeal, quindi, di una destinazione turistica. Siete qui al BTO, siete quindi tutti, credo, degli esperti di settore e sapete benissimo tutto quello che c'è dietro alla complessità di pianificare un viaggio nel 2017 dal punto di vista dei viaggiatori. Questa organizzazione ovviamente è cambiata profondamente negli ultimi anni, più complessa, più frastagliata, sempre più personalizzata, insomma tutto quello che noi sappiamo benissimo. Questo ha fatto sì però che anche la competizione fra le destinazioni sia cresciuta tantissimo e quindi per chi lavora in un hotel o per chi lavora in una DMO è molto facile trovarsi davanti un'immagine di questo tipo per cercare di capire come arrivano le prenotazioni, come arrivano i viaggiatori. Quindi chi arriva attraverso il sito, quanto influiscono in meta search, quanto le strategie sui social e via dicendo. Allora, in questa situazione così complessa, una destinazione turistica, e quindi poi vedremo che cosa intendiamo per destinazione turistica, e quindi poi nello specifico il soggetto che la deve organizzare e promuovere, che cosa può fare? Partiamo dal primo punto. Secondo me, un po' l'esperienza vista in questi anni, c'è molto da ripensare a livello di governance e a livello di management. Avete sentito parlare sicuramente di DMO e di DMC. Che cosa sta accadendo? Stiamo costruendo una DMO in ogni regione, a volte in ogni provincia, a volte in ogni città. E ci stiamo preparando quindi a frastagliare ulteriormente l'organizzazione turistica. Va bene, va male? Io non sono qui per dire se va bene o va male. L'importante è capire che qualunque sia l'organizzazione turistica e la governance che uno decide di dare, sicuramente la strategia deve essere di questo tipo. Think global, organize local, promote together, cioè tutti insieme. Attenzione, può esserci qualunque DMC o qualunque DMO, pubblica o privata, quello che volete. L'importante è che ci sia una visione comune tra pubblico e privato e che la visione sia sottoscritta non solo da chi la DMO la fa, ma anche dai cittadini e possibilmente anche da tutti gli operatori del territorio. Altro piccolo problema sul quale secondo me è importante mettere le mani. Mettere avanti le aspettative dei viaggiatori. Può sembrare scontato? Bene, molto spesso le organizzazioni territoriali che curano la promozione di una destinazione sono molto più spesso concentrate con le loro risorse, la loro creatività e il loro ingegno a risolvere i problemi, le aspettative dell'organizzazione e non quelle dei turisti. Basta pensare a tutti gli aspetti burocratici che deve gestire una DMO o una DMC. Terzo punto, riorientare le risorse economiche. E su questo ci sono diverse cose che mi vengono in mente che si potrebbero fare. Ogni destinazione turistica ha un suo budget, giusto? Quando si fa un budget per una destinazione turistica, una DMC, come si lavora? Si lavora così solitamente. Vengono stanziati 100.000 euro per le fiere, 200.000 euro per i social media, 200.000 euro per la creazione di prodotto. Bene, anziché ragionare in questo modo, proviamo a ragionare allocando le risorse per aspettative e desideri dei viaggiatori e dei turisti. In questo modo probabilmente già la distribuzione delle risorse viene fatta in un modo diverso e soprattutto che ne dite di far decidere ai viaggiatori che pagano la tassa di soggiorno come vogliono allocare quella parte di risorse? Introducendo magari una parte di bilancio partecipativo coinvolgendo
i turisti nella decisione di quali sono gli investimenti da fare per migliorare una destinazione. Quarto punto, business intelligence. Questo BTO abbiamo visto sul palco insieme a Giancarlo Carniani, è salito un robot, un umanoide. Bene, sicuramente big data, small data, intelligenza artificiale stanno profondamente cambiando il turismo. Ma attenzione, a che cosa ci serve tutto questo? Tutte queste grandi infrastrutture di dati ci servono per un unico grande scopo, cioè prendere decisioni migliori. Non ci serve per guardarci l'ombelico e dire quanto siamo stati bravi. Sono un po' come le statistiche delle destinazioni: più arrivi, più presenze, hanno speso di più, hanno speso di meno. No, ci servono i numeri per prendere decisioni migliori. Le destinazioni non devono avere un software per l'analisi di dati, devono essere un'infrastruttura che raccoglie, analizza, elabora ed utilizza i dati per prendere le decisioni. E questo non serve per capire il passato, ma attenzione, ci serve per anticipare il futuro. Un altro invito alle destinazioni: meno marketing e più ricerca e sviluppo. Che cosa significa questo? Significa che nella mia esperienza ho visto molto spesso destinazioni investire sul raccontare, sul promuovere, a volte anche sul vendere, senza aver mai investito un centesimo nella creazione del prodotto. Prima progetta, poi fai, poi racconta. Va bene lo storytelling, va bene la narrazione, metteteci tutto quello che volete, ma ogni destinazione dovrebbe avere un laboratorio di ricerca e sviluppo per progettare e innovare il prodotto turistico, avendo sempre in mente quali sono i dati e le informazioni che servono, e cioè quelle prodotte dai viaggiatori. Applicare al turismo il service design. Cosa c'è nella foto? Nella foto c'è la cosiddetta caffettiera del masochista. È bellissima apparentemente, ma provate ad usarla. Probabilmente vi brucerete. Questo accade a molte esperienze turistiche. Apparentemente sono belle, ma non sono utilizzabili. Perché? Perché c'è un errore di progettazione. Prendiamo come esempio, in particolare, la Gran Bretagna. Hanno istituito un ufficio per fare service design del welfare e delle decisioni pubbliche. Noi abbiamo bisogno di questo, di progettare i servizi turistici mettendo al centro le persone, i loro bisogni e le loro aspettative. Qual è il risultato di una buona progettazione di design dell'esperienza di un servizio? È una vacanza indimenticabile. Significa lasciar tornare a casa dei viaggiatori felici. Altro punto, andare oltre il funnel. Funnel, lo so, e effettivamente ce l'hanno detto in tutte le salse, in tutti i corsi di marketing, siamo riusciti a dividere perfettamente l'esperienza del viaggiatore. Il viaggiatore prima sogna, poi pianifica, poi prenota, poi vive l'esperienza e poi quando è tornato a casa condivide. È vero, peccato che questa roba qua si è rotta da un bel po' di tempo, perché il viaggiatore sogna mentre sta facendo l'esperienza turistica, prenota mentre la sta vivendo, condivide e sogna ancora o pianifica un altro viaggio. Attenzione, non è un passaggio lineare. Quindi qual è la soluzione? La soluzione è molto facile, bisogna semplificare. Se voi ci pensate, nelle esperienze turistiche che fate, la difficoltà più grande che avete è quella di trovare risposte e risposte semplici. Quindi vanno bene le emozioni, va bene evocare racconti, va bene l'empatia. È difficilmente misurabile, ma sicuramente funziona. Ma che cosa ci serve? Ci servono strategie di useful marketing, cioè strategie di marketing basate sulla capacità di fornire informazioni e servizi utili. Guardate, ogni viaggio, anche un solo weekend,
porta con sé dubbi, domande, preoccupazioni, incertezze. Chiunque di noi, ci sarà il garage in hotel, ma la colazione per i bambini c'è? Avete nel vostro ristorante un menù per celiaci? Benissimo, ogni volta che noi ci muoviamo abbiamo mille domande da fare. Ecco, va benissimo il video evocativo, ma facciamo in modo che nella nostra strategia di marketing ci sia spazio per dare informazioni utili, necessarie e utilizzabili. Costruire un network di influencer. Ce ne sono tanti fra voi, di blogger di viaggi, di videomaker, qualcuno lo riconosco qua. Attenzione, avete un ruolo fondamentale che è cresciuto moltissimo in questi anni. Il problema sono le destinazioni che fanno fatica a capire come lavorare con gli influencer. Gli influencer non sono testimonial. Se volete Robert De Niro, tirate fuori 2 milioni di euro, pagatelo e farà da testimonial pagato per dire che la vostra destinazione è la più bella del mondo. Gli influencer invece sono un'altra cosa. Sono quelli che vivono l'esperienza del posto, la raccontano e la raccontano alla loro comunità di riferimento. Quindi se dovete scegliere gli influencer per la vostra destinazione, non chiedetegli quanti follower hanno su Instagram, chiedetegli quali relazioni hanno, quante persone ogni giorno dialogano con loro, quante persone hanno acquistato un viaggio dopo il loro blog, dopo il loro consiglio. È questo che dobbiamo imparare a misurare. E infine, costruire la brand experience. Ogni destinazione ha un brand, ma attenzione, il brand non appartiene alle DMO, non appartiene alle DMC, non appartiene agli operatori. Il brand nel turismo è profondamente cambiato. Da che cosa è fatto il brand? Il brand è fatto dall'esperienza di una DMO, è fatto dalla capacità di costruire progetti del territorio, dalla capacità di interagire tra il pubblico e il privato nel costruire prodotti, ma il brand, l'esperienza, è quello che fanno davvero i viaggiatori. Expertise ed experience, se voi provate a tradurli in inglese, la sfumatura di significato è leggermente differente, eppure da una parte abbiamo le competenze per costruire il prodotto, dall'altra parte, quindi le competenze e la capacità, dall'altra parte abbiamo l'esperienza fatta dai viaggiatori. Quando volete lavorare su un brand, non potete prescindere dall'esperienza che i viaggiatori fanno in quella destinazione. E qui si apre tutto quello che volete, dai racconti di marketing territoriale, ai grandi progetti perché coinvolgono blogger, narratori. Però quello che conta è il punto di vista delle persone che voi coinvolgete nella narrazione. Il brand non è quindi quello che voi avete costruito, ma è quello che gli altri vivono, raccontano e ricordano. Grazie.